La Puglia sul terzo gradino del podio, ma stavolta non c'è da rallegrarsi visto che si tratta di quello dell'evasione. A dirlo non è soltanto la cronaca recente, i numeri infatti sono quelli del centro studi della CGA di Mestre e valgono un ammontare di circa 5 miliardi e mezzo di euro non versati. Si tratta prevalentemente di IRPEF, IVA, IRES, IRAP, ma pure di contributi e manodopera, ai quali si aggiungono le regolarizzazioni catastali degli immobili. Il fenomeno è in discesa, almeno a guardare il quadro di contesto, il numero delle persone arrestate per violazioni penali di natura tributaria diminuisce, il gettito recuperato attraverso la lotta all'evasione fiscale invece aumenta. Ancora poco per essere ottimisti, in compenso, a fare una media tra i più virtuosi e quelli che lo sono meno, in Italia il centro studi in questione stima che l'evasione fiscale sia all'11,2%, vuol dire che a fronte di 100 euro incassati dall'erario, più di 11 rimangono indebitamente nelle tasche dei furbetti e non arrivano nelle tasche dello Stato. Le differenze territoriali restano marcate: in Calabria l'infedeltà fiscale è del 18,4%, in Campania del 17,2% e in Puglia del 16,8%, mentre nella provincia autonoma di Trento si scende all'8,6%, in Lombardia all'8% e nella provincia autonoma di Bolzano al 7,7%.